chiamare Elisa Marchetti dell'Unione degli Universitari per un altro intervento da parte di chi queste aule le frequenta quotidianamente. Grazie a tutti e buonasera a tutti, innanzitutto grazie per la possibilità di essere intervenuta. Allora, sicuramente è insomma, importante che un'iniziativa di questo tipo avvenga qui nell'università. L'università per noi, anche se insomma, lo diciamo sempre più solo noi studenti e sempre meno chi fa politica, insomma i nostri politici o è sempre meno nel pensiero comune, l'università è e dovrebbe essere a nostro modo di vedere un'università di massa e uno strumento di emancipazione personale, ma soprattutto uno strumento di il luogo di crescita collettiva. Nell'Europa di oggi questo non avviene, è un'Europa in cui crescono le diseguaglianze, in cui la risposta alla crescita di queste diseguaglianze dovrebbe essere l'investimento nell'istruzione, l'investimento nei percorsi di studio e nei saperi, ma questo appunto non avviene e avviene esattamente il contrario. Sempre meno persone possono accedere all'università, questo avviene in Italia in modo particolare, l'Italia... Ah, ok, scusate. L'Italia è fanalino di coda in Europa per quanto riguarda gli investimenti pubblici in tutti i percorsi di studio, in modo particolare nell'università, per quanto riguarda gli investimenti pubblici in ricerca, per tasso di laureati, per occupazione, per tasso di occupazione dei giovani laureati e per tutta una serie di appunto indicatori che riguardano la scuola e l'università. Non siamo ahimè soli in questo triste scenario. Negli ultimi anni molti studenti, sempre più studenti in tanti paesi scendono in piazza, questo è avvenuto in Inghilterra, è avvenuto in Irlanda, avverrà a breve in Danimarca dove insomma si è andato incontro ad una riforma dell'università che è peggiorativa della condizione degli studenti. È per questo che anche insieme all'organizzazione internazionale di cui facciamo parte, l'European Students Union, abbiamo detto la nostra e siamo stati nel percorso relativo al pilastro europeo dei diritti sociali. Abbiamo portato la nostra posizione per quanto riguarda appunto l'istruzione, l'università, intesa appunto come strumento fondamentale per, come si diceva prima, per l'emancipazione e per la crescita dell'Europa e dei singoli paesi. Continueremo la nostra battaglia su questo, nel senso che le bozze che iniziano a girare adesso, relative appunto al pilastro europeo dei diritti sociali, continuano a vedere l'istruzione soltanto come uno strumento utile all'inserimento nel mondo del lavoro e non come uno strumento invece indispensabile appunto per l'emancipazione personale e per la crescita collettiva. Per tutti questi motivi abbiamo aderito convintamente al percorso della nostra Europa. Pensiamo che come studenti appunto dobbiamo far sentire la nostra voce ed essere sempre più incisivi nella lotta delle diseguaglianze che esistono tra i paesi dell'Unione Europea, che esistono all'interno degli stessi paesi dell'Unione Europea e diseguaglianze che cerchiamo di perpetrare anche chi cerca di avvicinarsi o di entrare nel nostro continente purtroppo. Siamo qui, insomma abbiamo aderito a questo percorso fin dall'inizio, il 25 chiaramente ci saremo in piazza portando ragazzi e ragazze, studenti da tutta Italia, perché vogliamo mettere sul piatto i nostri valori, perché l'Europa appunto diventi, come si diceva prima, effettivamente una comunità politica e non solo una comunità economica. Crediamo che sia fondamentale, senza una coordinazione vera e propria, lo abbiamo fatto fino adesso, noi studenti ci siamo interessati, abbiamo detto la nostra su tutti i temi sociali più importanti, siamo scesi in piazza contro il Jobs Act in Italia, altri studenti sono scesi in piazza contro la Travaglio in Francia e insomma la lista sarebbe ancora lunga. Quindi ecco, l'invito che faccio chiaramente è quello di appunto restare uniti nelle reciproche diversità che sono, insomma inutile negarlo, sono molte anche comunque per chi compone questa piattaforma che è molto larga, credo che appunto ci guidino degli ideali comuni e che questi ideali comuni dobbiamo portare avanti per far capire a chi ci governa che appunto vogliamo un'Europa dei popoli e un'Europa politica e non solo un'Europa economica e purtroppo neoliberista. Grazie a tutti.